Ed ora le proteste contro la crisi climatica. Anche oggi i ragazzi in piazza in tutto il mondo per chiedere soluzioni urgenti e concrete. Si parte da Glasgow, dove la prima settimana del vertice COP26 ha deluso gli attivisti. La nostra inviata è Monia Venturini. Stavolta è Vanessa Nakate a chiudere la lunga marcia di Glasgow. A toni più moderati di Greta, ma la sostanza è la stessa. I potenti non mantengono le loro promesse. La protesta di Glasgow è imponente. 100.000 persone sostengono gli organizzatori. Una folla giocosa, pacifica e colorata. Siamo qui per salvare il pianeta, dice una mamma. La bimba ha 18 mesi, la prima manifestazione ma non l'ultima, precisa lei. Kelly è catastrofica, così ci estinguiamo. Un appuntamento con la storia, l'ambiente deve esserci. Oggi Glasgow è l'epicentro, ma la protesta è davvero globale. Milioni di persone a latitudini diverse, con gli stessi slogan e la stessa sensibilità. A Seoul si passano di mano in mano un pianeta rosso, infuocato dal riscaldamento globale. La Corea è uno dei grandi inquinatori del mondo. A Melbourne i ragazzi si prendono gioco dei loro leader, che in Scozia non hanno sottoscritto nemmeno l'accordo sul metano. Qui siamo a Giacarta. L'Indonesia non ha aderito al patto sulla deforestazione e rimane l'ottavo produttore di gas serra nel mondo. Nuova eccezionale scoperta a Pompei, ritrovata ancora intatta la stanza